Merdi, se allora dirci dire che siamo soggetti a tutte queste sanzioni, sa, no? Scappatevi. Non è che la vediamo molto bene questa cosa, perché l'esercito di San Marino non può fare la guerra alla NATO. Beh, deve essere consapevole che noi non abbiamo più gli strumenti di quando lei lavorava. Quanti anni è che lei è uscito dalla pubblica amministrazione? Io sono uscito, ormai sono 7-8 anni. Cioè, allora lei in 7-8 anni è passato un secolo. Cioè bisogna essere consapevoli, purtroppo, di una situazione che a forza di dire male della pubblica amministrazione c'è la certezza, la totale certezza da parte dell'utente che noi siamo tutti delinquenti. No, è ora di dirle queste cose. Senta, tra l'altro lei viene qui a educare a noi, ma i cittadini chi lui educa? Lei ci ha presente che il 50% delle istanze che noi riceviamo e per le quali molti dei cittadini chiedono l'applicazione della sanzione sono cose che i cittadini non ci dovrebbero richiedere. Lei è andato al pronto soccorso, purtroppo anche io ci sono stato in questi... Il 50% della gente che va al pronto soccorso non ci dovrebbe andare e sono i primi che si lamentano, a quei cittadini lì. Chi glielo dice che dovrebbe andare dal medico di base e non al pronto soccorso? Queste cose bisogna cominciarle a dire, perché la gente viene qui da noi all'ERAP e rispetto a prima ci insultano pesantemente perché vanno via senza avere ciò che pretende gli sia detto. Allora, se c'è un regolamento e il regolamento prevede che certe cose io non te le devo erogare, tu non me le devi venire a chiedere. Sono stato chiaro a queste cose? Queste cose bisogna cominciarle a dire, capisce? Se lei va in giro e dice che i pubblici funzionari devono essere soggetti a sanzioni, significa che noi siamo tutti pezzi di merda e ora devi andarsene, andare in giro a dire queste cose. Siamo stufi! Sono stato chiaro? Ecco, no, basta, perché allora di andassero, no? Sanzioni di che? Siamo in 15, ne eravamo in 30, nella pianta organica, la carta dei servizi, ma lei che? Ma chi c'ha tempo di correre dietro a queste cose? Giustissime, peraltro, Però la lobby degli avvocati sono loro che hanno fatto queste norme e non noi che stiamo da quest'altra parte delle cose, perché guarda caso, frequentando anche il sindacato, di cui sono anche dirigente, mi sono reso conto che quando le leggi erano di meno, era di meno anche la corruzione. Allora chi le ha fatte tutte quelle leggi? Se oggi un procedimento penale dura tutto questo tempo, chi è che ci guadagna? Il cittadino o gli avvocati? Quando lei ha detto che la regione ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale, chi ci ha guadagnato? Guarda caso, quando è stato fatto un referendum per evitare il conflitto di attribuzione fra la regione, il grosso dei costituzionalisti erano tutti contrari. Guarda caso, sono tutti quelli che beneficiano dei ricorsi alla Corte Costituzionale fra le regioni e lo Stato. Perché hanno votato contro? Perché hanno votato contro? Insomma, sta storia che noi dobbiamo sentirci dire che dobbiamo essere anche sanzionati, mi consenta. Lo dico con molto coso, non la digerisco più, chiaro? Anche perché le faccio un esempio semplicissimo. L'ERAP fino a 15 anni fa, un servizio che seguo, aveva una polizza contro i danni semplicissima. Nel momento in cui l'ombrello l'abbiamo allargato e reso più spesso, i sinistri si sono decuplicati. C'è gente che fa apposta a venirsi a cadere dentro le corti dell'ERAP per richiedere 20-30 mila euro di danni, e se non paghi, perché è minore, deve pagare. Allora, i cittadini, chi li educa? La svolta culturale non è quella di migliorare le istituzioni, che è un ente astratto, è quella di educare i cittadini. Lo Stato è quello, perché il piano neve, no? Adesso sta per nevicare, fatto il piano neve. Se tu vai in Germania, la neve te la devi togliere da solo. Se qui la neve non ce la togliamo, chiediamo i danni al comune. Allora la svolta culturale chi la deve fare? L'istituzione o il cittadino? Ma noi infatti chiediamo l'educazione alla legalità nelle scuole, sì. Non solo per quello che riguarda di essere cittadini attivi in politica o controllare la pubblica amministrazione. Questo è uno dei risvolti. Noi chiediamo di educare la legalità, l'educazione civica, che poi è stata ripresa ma non è stata applicata, proprio responsabilizzando le scuole, i docenti. C'è un progetto sottoscritto dalla Corte dei Conti locale qui, con l'ufficio scolastico regionale, che io, se volete, è sempre in questo documento che vi lascio,
che c'era un impegno preciso sottoscritto dall'ufficio scolastico Regione Marche 4-5 anni fa con la Corte dei Conti di Ancona, lo trovate anche sul sito della Corte dei Conti, educare alla legalità, proprio con questi propositi. Educare alla legalità gli studenti, gli giovani, sperando che questo cambi, sperando che il cittadino sia più responsabile, che osservi le norme, che non abusi di alcuni diritti che ha solo al fine di penalizzare o di arricchirsi. Questa è la base. Iniziare dalle scuole, noi ieri avevamo avuto la fortuna che c'era l'avvocato Laudani, che quindi lei, come lei vede, questa giornata è dedicata in due parti, la prima parte è dedicata agli studenti, alle scuole, proprio per questo aspetto, ma non solo, ripeto, quello che dice lei, noi stiamo girando per la regione proprio per sensibilizzare, aiutare le nuove generazioni a rispetto della legalità, a rispetto dei rapporti con gli altri, a essere più attivo nei confronti della pubblica amministrazione. Quello che lei chiede è un metodo che noi andiamo a promuovere verso tutti i comuni, si chiama metodo Spira, la responsabilità sociale condivisa. Il Consiglio europeo già l'ha raccomandato a tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle italiane. C'è adesso la direttiva Madia che riguarda l'obbligo della partecipazione dei cittadini, perché se vogliamo uscire fuori da questa crisi, il metodo c'è, si chiama metodo Spira, responsabilità sociale condivisa, un patto fra la pubblica amministrazione e la società civile, i cittadini, i sindacati, ci si mette ad un tavolo, lo sta facendo il Comune di Trento, noi lo stiamo divulgando a tutti i comuni. E lo fanno alcuni comuni di Bologna, per esempio, lo fa per la gestione del verde pubblico, danno ai cittadini, perché no? La sussidiarietà orizzontale della Costituzione, cioè la sussidiarietà orizzontale è basilare. Lo Stato, la pubblica amministrazione arriva dove può e il resto dovete farlo voi cittadini, ma per far capire questo bisogna uscire nelle scuole e dirlo. Tu cittadino devi collaborare con la pubblica amministrazione. E purtroppo la mancanza di tutti questi scandali, tutte queste vicende giudiziarie sui giornali, la corruzione, ha allontanato il cittadino. Il cittadino non ha più fiducia della pubblica amministrazione, della politica. E questo è un fenomeno gravissimo che poi accelera quel procedimento che dice lei. Perché il cittadino non vede nella pubblica amministrazione o nel funzionario pubblico o nel politico un soggetto che veramente fa l'interesse suo, che è il presupposto poi per collaborare, per essere più attenti. Purtroppo questo non è sempre così e questo è triste, l'allontanamento del cittadino dalla istituzione, lo vediamo con le votazioni, lo vediamo anche con le partecipazioni a questi eventi. Il cittadino segue lo sport, segue le vicende sue, c'è una sfiducia nella pubblica amministrazione, non è che sono io che lo dice l'autorità, poi queste sanzioni, mi scusi, non è che io le voglio. Io sono a favore del concetto di legalità, perché altrimenti andiamo nell'anarchia. Se ci sono delle leggi che lo stabiliscono, io, se mi consente, devo tutelare l'utente del servizio. I lavoratori li tutelerà il sindacato, lei infatti sta facendo questo lavoro egregiamente, io ne prendo atto. Ma io devo tutelare l'utente del servizio. Se c'è una normativa che non è stata applicata e sono convinto che danneggia l'utente, e ve lo dimostro in qualsiasi opportuna sede, basta fare un confronto fra quello che avviene in Toscana, come ho detto prima, io, se mi consente, scusi, ma io anche per sensibilizzare questo dato, le sanzioni non le applicherà nessuno, perché non è mai applicata nessuno. Però voglio far capire a questi dirigenti di questi enti che ho citato, tipo Razzo Marche, che c'erano delle sanzioni, ci sono delle sanzioni, ma non per il gusto di applicare la sanzione, per far capire che ci sono delle leggi importanti, quando le leggi sono importanti, a favore dei cittadini, prevedono delle sanzioni. Ogni tanto anche il dirigente pubblico deve capire che qualcosa posso rischiare sui premi, posso rischiare sulla trasparenza se non sono regolare, come la Corte dei Conti del Lazio ha sanzionato sindaci e assessori perché avevano dichiarato che era tutto regolare, sulla trasparenza non era vero, allora la Corte dei Conti è intervenuta. Io devo tutelare l'utente, se mi consente. E quindi, però grazie del suo intervento, però io non ce l'ho, io sono stato pubblico dipendente. Non ce l'ho con i pubblici, perché fanno il massimo, sono entrati nella pubblica amministrazione, parliamoci chiaro, anche non sempre sono all'altezza di svolgere incarichi anche delicati e complessi nella pubblica amministrazione. Con la 285 sappiamo tutti benissimo che all'epoca sono stati stabilizzati dei precari senza una prova di un'indagine di seria capacità dei soggetti. E adesso ce li troviamo purtroppo nei ranghi della pubblica amministrazione in settori importanti. Io alla Ragioneria dello Stato ci ho lavorato tanti anni, il direttore mi diceva: amici, questi vi propongono dei rilievi da scrivere all'amministrazione, io purtroppo li devo riscrivere tutti. Erano passati, a forza di entrare nei livelli più, erano passati a livelli alti e controllavano le pubbliche amministrazioni.
E questa è la realtà che ho vissuto io, quindi anche questo punto. Ah, il dibattito dopo. Chiudiamo. Allora, io semplicemente volevo avvisarvi che la Regione Marche ci tiene anche, visto che voi siete cittadini, quindi anche, non solo funzionari, perché sono funzionario dello Stato, anche io, nel Ministro dello Sviluppo Economico, a iscrivervi sulla piattaforma pa.social.marche.it. Questa è una piattaforma che la Regione Marche mette a disposizione proprio del cittadino per essere più informato, per mettere dei suggerimenti, delle informazioni. Quindi poi dopo noi, a voi che avete lasciato la vostra firma e il vostro email di riferimento, vi manderemo anche questo link chiedendovi iscrivetevi a questa piattaforma, e sono contentissimo che si fanno queste osservazioni, perché anche io vedo tanti furbi in giro, perché siamo il paese dei furbi, che tutti ci approfittiamo uno con l'altro e finiamo sempre per strozzarci reciprocamente. Io strozzo te, te strozzi me e moriamo tutti così. Quindi PA come pubblica amministrazione .social.marche.it. Quindi vi chiedo di iscrivervi a questa piattaforma. Poi come vogliamo proseguire, Mirko e poi l'avvocato Troiani che è arrivato. Grazie. Allora, salve a tutti, noi ci conosciamo, il discorso, io direi semplicemente, credo che sia importante che ognuno faccia la sua parte per chiudere il discorso di prima, cioè credo che se ciascuno di noi, quando lavora, quando è presente comunque nella sua vita quotidiana, sia come utente, come cittadino, fa la sua parte, credo che questa sia la cosa importante. E questo è quello che può cambiare veramente le cose, perché se questo meccanismo non viene diffuso, magari col tempo, con un po' di pazienza, il singolo può fare poco, diceva un grande scrittore cileno, di cui non mi ricordo il nome, però diceva: non si può cambiare la storia da soli. E è così, in effetti, cioè bisogna essere in tanti per cambiare la storia. Allora, cominciamo a parlare subito di noi, cioè dell'argomento di cui vorrei parlare, cioè della trasparenza amministrativa, della differenza tra accesso civico e accesso generalizzato, di come accedere ai dati e ai documenti delle pubbliche amministrazioni e enti simili, dei casi di esclusione del diritto d'accesso e di come appunto bisogna comportarsi nel caso in cui il diritto di accesso sia negato. Allora, il concetto di trasparenza è un concetto recente, di solito, almeno quando ero giovane, si parlava di pubblicità, no? E la pubblicità è sempre stata tipica di tutte della nascita, diciamo, della democrazia e della partecipazione pubblica, perché come sapete in Grecia le attività si svolgevano sull'agora, sulla piazza, i romani chiamavano foro il luogo, e tutto sommato la piazza è ancora rimasto il luogo, no, centrale delle nostre città che hanno una certa storia. E quindi all'epoca il pubblico, cioè essere aperto a tutti, implicava anche partecipare, perché tutti i cittadini, poi chiaramente con i limiti ovviamente che poteva avere una democrazia greca, cioè hanno fatto i conti che grosso modo ad Atene, che aveva circa 35.000 abitanti, nell'età di Pericle i cittadini veri e propri erano 10.000, peraltro un numero comunque consistente. Noi siamo abituati a che sono pubbliche tutte le sedute, le decisioni delle assemblee elettive, no? Quindi il Parlamento, il Consiglio regionale, sono pubblici i processi, non a caso, quindi tutte le udienze che vengono celebrate nei vari tribunali. L'unica che fino a poco tempo fa era esclusa in qualche modo era la pubblica amministrazione, no? Perché a parte appunto i consigli comunali e provinciali, quindi a parte gli organi elettivi, tutto ciò che era pubblica amministrazione era coperta dal segreto d'ufficio, no? Quindi c'era un'inversione. Normalmente la regola era è segreto d'ufficio, quindi tu cittadino non devi sapere nulla o il meno possibile.
E anche la nostra Costituzione, chiaramente emanata nel 48, seppure ha individuato alcuni principi, come l'articolo 97, i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, non, voglio dire, la Costituzione comunque non contiene un diritto specifico del cittadino di conoscere ciò che la pubblica amministrazione fa. Anche no, l'articolo 98, i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione, sì, però è un concetto forse un po' generico. Il primo varco si è aperto con la famosa legge 241, quella che effettivamente ha, no, cambiato le carte in tavola. Parliamo del 90 e per la prima volta è stato consacrato il diritto all'accesso ai documenti amministrativi, quello che oggi chiamiamo accesso documentale. Piano piano è nata una nuova coscienza della trasparenza come bene pubblico, quindi diciamo dopo la legge, la 241, negli anni è maturata una concezione diversa del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione e si è detto la trasparenza è importante perché, no, perché è la chiave di lettura del rapporto effettivo tra cittadino e pubblica amministrazione. Se ci pensate, no, per chi come me, io sono avvocato, quindi ho fatto giurisprudenza, diritto amministrativo, qual è il concetto? C'è la pubblica amministrazione che persegue l'interesse pubblico che sta sopra e il cittadino che comunque persegue un interesse particolare, il suo, che sta sotto, no? C'è questo squilibrio per cui la pubblica amministrazione era sempre sopra un gradino. La pubblica amministrazione può espropriarmi la casa perché per sé una pubblica utilità ci deve fare una strada e io cittadino in qualche modo ho solo un interesse legittimo a che la pubblica amministrazione si comporti bene, tra virgolette, rispetti la legge, ma io comunque sono limitato. Questo concetto è cambiato molto nel tempo, diciamo, questa concezione, diciamola pure ottocentesca, del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino nel tempo è andata cambiando e quindi è nata una coscienza del fatto che sì, è vero che la pubblica amministrazione persegue un bene pubblico, ma comunque io cittadino ho diritto di controllare, di sapere come, in che modo, con quali termini, con quali modalità tu pubblica amministrazione dici di perseguire un interesse che è pubblico, ma non è un interesse pubblico astratto, è anche il mio. Cioè, nella misura in cui io faccio parte di questa comunità collettiva che tu dici di rappresentare, io ho anche il diritto di sapere se è vero, se ti comporti bene rispetto a quelle che sono le esigenze della collettività. E si è arrivati pertanto a un concetto di trasparenza come accessibilità totale ai dati e ai documenti. Quindi già questa prima rivoluzione, oltre al documento, no, siamo abituati a ragionare la pubblica amministrazione come ente che produce e si muove per atti, con l'introduzione, no, dell'informatica, no, sempre più il singolo dato è divenuto importante a prescindere dal supporto in cui viene memorizzato. E quindi la trasparenza è stata intesa come uno strumento per tutelare i diritti del cittadino. Vedete l'inversione, no, rispetto a quel rapporto che era squilibrato. Addirittura io non solo non sono sottoposto, comunque sono sottoposto all'interesse pubblico, però ho diritto a una tutela, ho diritto di partecipare, ho diritto di controllare il perseguimento delle funzioni istituzionali e l'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza quindi è stata individuata come attuazione dei principi di democrazia, di uguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione e alcune elementi. Si potrebbe dire non solo la trasparenza è stata qualificata come strumento di garanzia delle libertà individuali e collettive, dei diritti civili, politici e sociali, del diritto a una buona amministrazione. Guardate, no? Può sembrare una frase così di stile affettata,
il diritto a una buona amministrazione è una cosa importante per il cittadino e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta al servizio del cittadino. È inoltre misura fondamentale di prevenzione della corruzione, perché sappiamo tutti che dove le trame sono scure può succedere qualunque cosa. Corrispondente alla trasparenza, quindi alla trasparenza, all'obbligo di trasparenza della pubblica amministrazione, a questa trasparenza corrisponde la libertà e il diritto di accesso di chiunque, non si parla di cittadino, fateci caso, quindi di chiunque, anche un non cittadino, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti indicati dalla legge. L'accesso viene garantito in due modi: la pubblicazione sul sito internet, come sapete benissimo, che per quanto impegnativa però è prevista e obbligatoria per legge, e l'accesso civico. Quindi partiamo dal principio che tutto è pubblico, tutti i documenti, le informazioni, i dati oggetto di accesso civico sono pubblici, chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli. Questa è una cosa importante del fatto, cioè, si parla molto di big data, no? Di questi grandi giacimenti di informazioni che veramente posseggono più che altro le cinque società che detengono praticamente il monopolio dell'informazione mondiale. Parliamo di Apple, Facebook, Google, Microsoft, e me ne dimentico una. Dai big data, cioè dall'analisi di questi dati, è possibile dedurre tutta una serie di informazioni che questi grandi provider utilizzano per scopi commerciali prevalentemente, ma è comunque un giacimento che la pubblica amministrazione non sa di avere, o meglio ce l'ha ma non ne conosce le potenzialità. Questa legge consente a tutti di poterli utilizzare e riutilizzare, quindi richiedere i dati di una singola amministrazione, collezionare i dati di più amministrazioni, elaborarli e così via. Quindi diciamo che la trasparenza coincide, è uguale alla conoscibilità generalizzata degli atti e dei dati. L'amministrazione trasparente, diciamo, questi principi sono stati enucleati nel decreto legislativo 33 del 2013, emanato in attuazione della famosa legge 190, che è del 2012, che è stata la prima legge che ha tentato di mettere in piedi dei meccanismi di prevenzione della corruzione, non solo sanzionatori quando la corruzione già era stata commessa. E tra queste misure appunto c'è l'obbligo di istituire per ogni ente una sezione del proprio sito chiamata amministrazione trasparente, con un menu imposto per legge, quindi uguale per tutte le amministrazioni, dove gli enti sono obbligati a pubblicare tutta una serie di dati e documenti, come voi sapete, peraltro sempre dicendo che la presente legge viene applicata a parità di risorse umane e strumentali, che poi questo è il concetto fondamentale, perché come al solito in Italia si fanno grandi enunciazioni di principio, ma poi non ci si investe, non vengono utilizzati, non vengono messi in campo gli strumenti per realizzarli. Quindi è ovvio che queste cose poi rimangano in parte disattese. Con la riforma, con il decreto legislativo 97 del 2016, è stato introdotto un nuovo istituto di accesso civico chiamato normalmente FOIA, sulla scorsa Freedom of Information Act degli Stati Uniti, che ha ampliato ulteriormente il livello di accesso. Cioè, mentre l'accesso civico lo vedremo meglio dopo, l'accesso civico
sostanzialmente corrisponde, corrisponde all'obbligo di pubblicazione, nel senso che io ho diritto all'accesso civico se verifico che certi dati di pubblicazione obbligatoria sul sito non ci sono. La riforma del 2016 invece amplia e generalizza tutto e dice tutto è accessibile, ecco che l'ANAC lo ha chiamato accesso generalizzato e vedremo adesso. L'accesso civico semplice, tra virgolette, consiste nell'obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti eccetera eccetera e comporta quindi il diritto di chiunque, sempre chiunque, quindi senza necessità di legittimazione come succede per esempio con la legge 241, di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Quindi questo accesso civico è semplicemente, consiste in questo: vado sul sito, cerco l'informazione che mi dice il decreto legislativo 2013, dovrebbe esserci il 33, non la trovo, faccio l'accesso civico e dico non mi è, era per Marco, tu non mi hai messo questa cosa che fece lui, non ce l'hai messa. L'obbligo dell'ente è quella di pubblicarlo, quindi, e la risposta che viene data al cittadino, all'utente, non è di trasmettere l'informazione mancante, ma di dirgli guarda, l'ho pubblicato a questo indirizzo, che fai sul sito e te lo vedo. L'accesso generalizzato invece è il diritto di chiunque, sempre chiunque, di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Detenuti vuol dire non che li ha generati, quindi dati e documenti anche che sono stati prodotti, inviati dalla pubblica amministrazione a terzi, ulteriori a quelli che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria. Ovviamente ci sono dei limiti, come si dice, no, andiamo nei dettagli, lo vedremo dopo quali sono questi limiti. Come si esercita? Il diritto d'accesso, dicevo, non è sottoposto ad alcuna limitazione, quindi non occorre che io legittimi, non devo dire perché chiedo questo dato, devo semplicemente identificare i dati, le informazioni, i documenti. E anche qui identificare non significa, dice l'ANAC, ma anche la giurisprudenza in genere sul diritto d'accesso, non è che devo, voglio la delibera numero del, identificare, dico vorrei conoscere la, i provvedimenti dell'amministrazione resi in materia su questo argomento, su questa decisione eccetera, perché chiaramente il cittadino non è in grado di sapere, conoscere estremi normalmente di cose, quindi insomma anche in questo non è che non deve essere analitica l'indicazione, beh, deve essere sufficiente per consentire alla pubblica amministrazione di individuare il dato o il documento che viene richiesto. Oh, nei confronti di quali enti, quindi chi sono le pubbliche amministrazioni destinatarie dell'accesso? Sono tutte le pubbliche amministrazioni, i più anziani riconoscono la serie dell'ANIACAP in fondo, Palazzo di Civiltà del Lavoro, detto anche Colosseo Quadrato, secondo me questo per i più vecchi, qui aveva sede quella che un tempo si chiamava ANIACAP e poi è diventata Federcasa, per tanti anni stava, basta con i fondi. Ora c'è stato anche un allargamento del concetto di pubbliche amministrazioni destinatarie della normativa sulla trasparenza, infatti oltre a quelle classiche articolo, no, di cui al 165, tra cui gli ACP comunque denominati, ci sono gli enti pubblici economici, quindi gli altri ex gli ACP trasformati in aziende speciali per esempio che hanno natura di enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società controllate da un soggetto pubblico, e quindi Biocasa per intenderci, associazioni, fondazioni ed enti privati che percepiscono finanziamenti pubblici e i cui amministratori sono nominati in maggioranza da soggetti pubblici. Qui vedete quel discorso dell'Unione Europea, perché se ci fate caso questa individuazione segue l'impostazione sostanzialistica tipica dei paesi del common law rispetto a
la nostra impostazione formalistica, intendo con questo, voglio dire questo, cioè che mentre noi siamo abituati a dire un ente pubblico se c'è una legge che lo dice, invece in altri paesi, soprattutto i common law, si desume la natura pubblica di un ente dall'attività che svolge, e quindi sostanzialmente anche tu puoi essere una società formalmente privata, ma poiché svolgi di fatto delle funzioni pubbliche ti assimilo nel regime a questa questione. A chi si presenta la domanda? Allora, all'ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti, all'ufficio all'URP, all'altro ufficio che eventualmente si è indicato nel sito dell'amministrazione trasparente, e nel caso in cui si tratti di pubblicazione obbligatoria, quindi solo nel caso di accesso civico semplice, la domanda va invece fatta al responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza. Come si può presentare? Si può presentare per posta, a mano, con fax, posta elettronica certificata. Certo, la PEC dà la maggiore garanzia, però per chi non lo avesse, anche la posta elettronica con la scansione di un proprio documento di identità è sufficiente, lo stesso il fax e così via. Il rilascio, come avviene il rilascio dei dati e dei documenti? Può essere sia in formato elettronico sia in formato cartaceo, è gratuito e dice la legge, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato. Questo crea qualche problema, perché magari uno non è che va a comprare un CD per copiarci i dati che tu mi hai chiesto, quindi dovrei, c'è qualche piccolo problema organizzativo, però il principio è che non possiamo chiedere diritti di cancelleria, segreteria e compagnia cantando. Cioè solo eventualmente il diritto di rivoluzione effettivamente sostenuto e documentato. Quindi questo sarà un po' un problema, immagino, dal punto di vista pratico, però così dice la legge. Ora, abbiamo delle eccezioni al diritto d'accesso che sono diverse. Ci sono alcune assolute, dice l'ANAC, che quindi non ammettono deroga, altre relative. In queste ultime l'eventuale pregiudizio va valutato di volta in volta, c'è un bilanciamento che va fatto dalla pubblica amministrazione con un procedimento alquanto complesso che vedremo tra poco. Allora, gli interessi pubblici ovviamente sono quelli che impediscono l'accesso, dice sempre però un pregiudizio concreto, sicurezza pubblica e ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, le relazioni internazionali, la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato, la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, il regolare svolgimento di attività ispettive, cioè proprio quelle cose che ci interesserebbero di più in realtà, che vorremmo sapere di più, però su questo non si discute. Gli interessi privati. Allora, gli interessi privati. L'accesso è rifiutato in caso di pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interventi privati. La protezione dei dati personali, che normalmente è quello che più comunemente ci troviamo a dover tutelare. La libertà e la segretezza della corrispondenza. Gli interessi economici e commerciali di una persona fisica e giuridica, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore, segreti commerciali, che non può capitare nelle gare d'appalto, per esempio, così. La tutela della privacy. La privacy, come sapete, occorre fare una distinzione tra dati comuni e dati sensibili, cioè non tutti i dati sono coperti dalla privacy, sono coperti dalla privacy solo i dati sensibili e solo quelli sullo stato di salute, intendendo una condizione quindi di malattia, di patologie, invalidità, disabilità, handicap e così via. Dei dati idonei a rivelare la vita sessuale, questi sono dati sensibili, e il decreto legislativo 33 ha introdotto, come sapete, una piccola nuova eccezione che riguarda i beneficiari di aiuti economici quando da questi si possa dedurre lo stato di salute o uno stato di disagio economico-sociale, no? Quindi anche questi vengono tutelati.
In questi casi, dice l'ANAC, dice l'ANAC e lo dice anche il garante, si può consentire l'accesso parziale con l'oscuramento dei dati, cioè quindi con lo sbianchettamento si può concedere. Il segreto di Stato ovviamente esclude sempre il diritto d'accesso. Oltre al segreto di Stato ci sono dei segreti previsti dalla legge, come vedete, bancario, scientifico, industriale, corrispondenza, professionale, d'ufficio. Qui sembra un po' il cane che si morde la coda, perché prima diciamo nella pubblica amministrazione che il segreto d'ufficio, no, è stato invertito il criterio, però rimane comunque il concetto che può esistere un segreto d'ufficio. Io sinceramente ho fatto una ricerca di giurisprudenza per vedere, dico, ma questo segreto d'ufficio in che cosa consiste? Devo dire che ho trovato pochissime sentenze, cioè pochissima giurisprudenza, e in casi sostanzialmente evidenti, soprattutto per esempio che succedeva, era la forza, il poliziotto o il carabiniere che, avendo accesso a alcune informazioni, le comunicava a terzi, no? Cioè cose plateali che non rientrano di solito. Quindi diciamo che, a meno che non ci sia un regolamento interno, un provvedimento che dica questi atti sono coperti dal segreto d'ufficio, che chiaramente andrà motivato, insomma il segreto d'ufficio la vedo un po' dura porla come regola. C'è poi anche il caso dell'esclusione dell'accesso documentale della legge 241, che anche lei prevede un'esclusione, dei casi di esclusione. Questi casi naturalmente, come succede in Italia, non si sovrappongono perfettamente, quindi sono dei casi in cui coincidono, dei casi no, e quindi c'è un rischio di sovrapposizione delle norme, e queste vanno valutate di volta in volta. E dice per esempio l'ANAC che se il richiedente ha motivato nell'istanza l'esistenza di un interesse diretto concreto attuale, sostanzialmente quando l'accesso, seppur genericamente qualificato come accesso generalizzato, in realtà è un accesso documentale ex articolo 241, eventualmente la risposta verrà data in base a questa legge se ne ricorrono i presupposti, evitando, quindi superando quegli eventuali possibili difficoltà di coordinamento tra le due normative, perché comunque rimane, cioè allora diciamo così che il diritto d'accesso generalizzato è più a largo raggio, quindi si muove in orizzontale, è molto vasto, però si muove in superficie. L'accesso documentale c'è un raggio più ristretto ma va in profondità, quindi se io ho vanto una posizione ben precisa, io posso andare a conoscere in fondo, perché devo tutelare un mio diritto, lo devo tutelare in giudizio, eccetera, eccetera. Quindi ho diritto anche di scavare, tra virgolette, a fondo della conoscenza dei dati. Invece nell'accesso generalizzato, siccome non devo motivare, allora ho diritto di accedere alla maggior parte possibile dei dati, però non oltre un certo livello. Ovviamente abbiamo il problema dei controinteressati, cioè che nell'accesso documentale è difficile che ci sia qualcosa, sì, una pratica tra virgolette che mi riguarda. Ho fatto una domanda, voglio sapere perché l'amministrazione, eccetera, eccetera. Ma molto spesso succede che ci siano dei controinteressati, cioè mi vado a chiedere un documento che contiene delle informazioni anche riguardo a terzi. Allora, lo sappiamo che nella legge 241 è previsto, no, l'individuazione e l'intervento del controinteressato. Nell'accesso civico generalizzato invece vengono chiamati controinteressati tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili che dall'esercizio dell'accesso verrebbero però compromesso uno dei diritti che ai sensi della legge della trasparenza o escludono o limitano l'accesso stesso, la privacy, la segretezza della corrispondenza, proprietà intellettuale, tutto quello. Cioè, quindi il controinteressato si può opporre solo se ricorrono le motivazioni che escluderebbero il diritto d'accesso. Non si può opporre e dire no, io non voglio i dati sui miei, non voglio che si comunichino. Deve far riferimento a uno dei casi previsti dalla legge come esclusione del diritto d'accesso.
qui c'è il procedimento, adesso magari vado un po' veloce perché sennò il tempo trascorre, quindi c'è tutto un meccanismo, ma è previsto, basta che prendete la delibera dell'ANAC in cui disciplina la cosa, viene data comunicazione agli interessati, ai controinteressati della richiesta d'accesso, i controinteressati possono opporsi motivatamente, in questo caso c'è una sospensione e così via, poi c'è tutto un meccanismo per cui se ci sono questioni sulla privacy allora si deve chiedere il parere del garante della privacy e così via. La risposta della pubblica amministrazione deve essere espressa, non c'è il silenzio assenso, bisogna rispondere motivatamente, comunque basta dire sì, te lo do, perché effettivamente rientri in questa fattispecie. Occorre rispondere entro 30 giorni sia al richiedente che al conto interessato. Su internet. Allora, come dicevo prima, se l'accoglimento riguarda l'accesso semplice, si pubblica sul link e non c'è problema, altrimenti vengono trasmessi i dati e i documenti. Però se si provvede, se si concede l'accesso malgrado l'opposizione dei controinteressati, comunque va comunicato a questi ultimi l'accoglimento, si attendono, c'è uno stand still anche qui, 15 giorni, e poi si inviano i dati. Dicevamo che il rifiuto, il differimento, la limitazione devono sempre essere motivati con riferimento ai casi previsti dalla legge esaminata in precedenza. Che succede se io cittadino ottengo un rifiuto oppure mi viene differito l'accesso, viene limitato o non mi si risponde per niente? Questo forse è l'ipotesi più frequente. L'istante può chiedere al responsabile della prevenzione della corruzione il riesame della richiesta. Quindi il responsabile della corruzione decide con provvedimento motivato entro 20 giorni. E se, appunto, come leggete, se sono coinvolti i dati personali, il responsabile chiede il parere del garante, che deve pronunciarsi entro 10 giorni, salvo, e se non risponde deve andare avanti lo stesso. E comunque sono interessati, perché sono tutti sul sito, questi pareri che sta dando il garante, perché in qualche modo ci fanno capire come ragiona e quindi anche noi come possiamo comportarci in casi simili. Ora, qui magari andiamo avanti, se ci sono degli atti delle regioni e degli enti locali, credo che c'entriamo anche noi, il richiedente può invece di rivolgersi al responsabile della prevenzione, può chiedere il difensore civico che si pronuncia con un meccanismo simile a quello del responsabile, deve interpellare il garante della privacy, eccetera. Anche il controinteressato, vedete come è un po' macchinoso il meccanismo, in caso di accoglimento della richiesta di accesso il controinteressato può a sua volta chiedere il riesame sempre al responsabile della prevenzione della corruzione oppure fare un ricorso al difensore civico se si tratta di regioni ed enti locali. E con questo ho concluso e quindi riepilogando. Abbiamo detto che la trasparenza amministrativa consiste nell'accessibilità totale ai dati e ai documenti della pubblica amministrazione allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, di promuovere la partecipazione e di controllare il perseguimento delle funzioni istituzionali e l'utilizzo delle risorse pubbliche. L'accesso civico semplice consiste nel diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni i documenti, le informazioni, i dati che non siano stati pubblicati sul sito. L'accesso civico generalizzato, chiamato anche FOIA, consiste nel diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti delle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. L'esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni e i documenti richiesti e non richiede motivazione. La legge individua i casi in cui l'accesso non è consentito se comporta un pregiudizio concreto o specifici interessi pubblici oppure privati. Alla richiesta di accesso deve seguire entro 30 giorni un provvedimento espresso e motivato di accoglimento, diniego o differimento. E in caso di rifiuto, differimento, limitazione, eccetera, è possibile chiedere l'esame alla richiesta responsabile
della prevenzione nel caso di crisi antilocali al difensore civico. Allora, facciamo Fabio, poi Simone. Scegliamo l'assemblea. Colleghi il tuo di PC oppure lo lasci qui? No, va benissimo. Va bene questo, c'è la pendenza? Sì.